E ora voltiamo pagina, parliamo sempre di gruppo PSA, questa volta è il turno del marchio Citroen, perché insieme a Lidia Marcucci e al nostro collaboratore Claudio Cavolla, che ha guidato la vettura nelle riprese, abbiamo guidato la Citroen DS5 Hybrid 4, una delle proposte ibride della casa Citroen. Vediamo. Si può considerare la Citroen DS5H, equipaggiata con il sistema di propulsione Hybrid 4, come l'evoluzione del DNA della casa automobilistica francese del gruppo PSA. Tradizionalmente all'avanguardia come design e come tecnica, in modo particolare per quanto riguarda i sistemi mirati all'estremo comfort di marcia. Abbiamo provato la Citroen DS5H insieme ai nostri collaboratori Lilia Marcucci e Claudio Cavolla e siamo tutti rimasti sinceramente contenti per il consumo contenuto, l'estrema silenziosità di marcia e tutte le coccole che ci hanno fatto gli interni della vettura ibrida francese. La Citroen DS5, dotata del sistema Hybrid 4 che abbiamo guidato, era equipaggiata con un motore turbo diesel Common Rail da 1997 centimetri cubi di cilindrata, in grado di erogare 163 cavalli, che agisce sulle ruote anteriori, mentre il motore elettrico da 20 kW di potenza, o se preferite 27 cavalli, aziona le ruote posteriori. Il tutto abbinato ad un cambio robotizzato da 6 marce con modalità manuale sequenziale automatica. La Citroen ci accoglie come in un aereo, con un cruscotto completo e molto elegante, impreziosito dal design della plancia e della console centrale, che include lo schermo di navigazione, con la rispettiva telecamera per le manovre di marcia indietro che tanto piacciono ad alcune amiche di Electric Motor News, i comandi della radio e del climatizzatore, la leva del cambio e la magica manopola che permette di cambiare assetto, tipo di alimentazione e tipo di trasmissione. Completa il design del cockpit dell'aereo, scusate, della Citroen DS5H, la plafoniera sul tetto che permette di aprire separatamente il tendalino del tettuccio, con il risultato che se il conducente vuole viaggiare in modo luminoso può aprirlo, mentre se i passeggeri vogliono essere al buio possono mantenerlo chiuso. Nonostante la potenza, non ha l'intenzione di essere una vera e propria vettura sportiva, ma piuttosto è pensata per rispettare l'ambiente ed offrire il miglior compromesso tra consumo ridotto, comfort di marcia e ovviamente minori emissioni di CO2 possibile. Abbiamo apprezzato molto alcune dotazioni di sicurezza, come l'avviso di superamento involontario della linea di mezzeria, che invia una prolungata vibrazione sul cuscino del sedile del guidatore, se questo non aziona le frecce. Il commutatore automatico abbaglianti a navaglianti che diminuisce il fascino luminoso quando si incrociano altri veicoli e i fendinebbia direzionali che illuminano il lato interno delle curve. Citroen dichiara consumi che noi abbiamo rilevato essere sbagliati, ma una volta tanto a favore dell'automobilista. Infatti, i 4 litri per 100 km dichiarati dal costruttore in diversi passaggi della nostra guida sono diventati 3,6 litri, ovviamente guidando a codice della strada e come un buon padre di famiglia, mentre nel ciclo urbano il consumo che abbiamo avuto è stato di 3,80 litri di gasolio, in ogni caso valori ottimi, considerando che guidavamo una vettura di alto di gamma. Visivamente il design è tra la station wagon e la berlina, molto carico di dettagli, orpelli e particolarità, che possono piacere o non piacere. A noi personalmente piacciono molto, perché le linee in ogni caso sono ben abbinate e non pesano in modo sgradevole alla linea generale dell'auto. Ma noi giornalisti che cerchiamo il pelo all'uovo e siamo delle brutte bestie, siamo riusciti anche a trovare un neo a questa vettura che veramente possiede un alto livello in tutti gli equipaggiamenti e di sistemi. Si tratta della visibilità posteriore, sacrificata come conseguenza della linea spezzata dell'1.8. Abbiamo lasciato appositamente per ultimo la descrizione della manopola magica che si trova nella console centrale, che permette di scegliere quattro posizioni.
In modalità auto si viaggia in modo standard e l'auto gestisce automaticamente il motore elettrico e quello diesel secondo le condizioni di marcia. In modo ZEV, che sta per Zero Emission Vehicle, ovviamente si viaggia a emissioni zero e si può usare solo quando lo stato di carica delle batterie supera le 4 barre, altrimenti si ritorna in modalità auto. Posizionando la manopola in modo sport, si ottengono più prestazioni in accelerazione e maggiore ripresa, utilizzando tutta la potenza del motore elettrico fino alla velocità di 120 km all'ora. E infine, in modo 4-wheel drive, offre più motricità a bassa velocità, utilizzando la trazione elettrica continua sul treno posteriore con gestione elettronica della coppia. Modo ideale per viaggiare in sicurezza quando le condizioni della strada sono critiche. La Citroën DS5H, equipaggiata con il sistema Hybrid 4, viene offerta in listino al prezzo di 37.050 euro. Così finiamo la puntata numero 15 di Electric Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento alla settimana prossima, sempre in questa rete e a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.